losing myself tonight. Losing myself. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video workout. Allora, mentre scorre il video io cercherò di darvi dei consigli, un po' di dritte per seguire al meglio tutti gli esercizi. Allora, partiamo con 30 secondi di normalissimi squat. L'importante è andare più in basso possibile senza inarcare troppo la schiena in avanti e quando appunto salite strizzare bene i glutei. Allora, finiti i 30 secondi di squat, passiamo agli affondi indietro su una gamba per 30 secondi. Un consiglio che posso darvi per sentire appunto maggiormente lavorare il muscolo è andare a fare peso sulla gamba di supporto e strizzare bene i glutei quando salite. Dopodiché passiamo ai normalissimi jump squat e squat saltati per 30 secondi. So benissimo che sentite lavorare, sentite bruciare, ma è quello appunto che vogliamo, perché solo così poi otterrete i risultati. Quindi mi raccomando, appena sentite bruciare non fermatevi, ma andate avanti, solo 30 secondi. Finiti gli squat, jump, jump squat e facciamo 30 secondi di pausa per riprenderci un po'. Terminata la pausa, facciamo gli affondi alternati con la contrazione del gluteo, quindi sollevate la gamba e contraete bene il gluteo e poi fate di nuovo l'affondo per 30 secondi. Allora, questi qua sono degli affondi laterali, quindi divaricate le gambe, non troppo, e scendete su una gamba. Quando salite, strizzate bene i glutei, come sempre. If we never see tomorrow, babe. If
secondi di pausa. Terminata la pausa, andiamo a ricompletare tutto il circuito per una seconda volta. If we never see tomorrow.